Ci troviamo presso il piccolo museo di Cinema Ieri, cinema non professionale, una raccolta di materiali cinematografici nati da una mia passione ultra quarantennale e scaturisce dalla mia attività che per alcuni decenni ho praticato. E qui praticamente stiamo vedendo tutti i vari formati. Dalla parte alta, andando verso il basso praticamente di questo foglio, vedete i formati più piccoli, che sono i cosiddetti formati domestici oppure cosiddetti non professionali. Mentre l'ultima pellicola che vedete, quella bella grande praticamente, quella lì è il cinema commerciale. Questa è un'aggiuntatrice con la sua taglierina dove veniva inserito la pellicola e si potevano ovviamente fare le due giunte unendo i due lembi di pellicola. Se venite a vedere il Cinema Ieri, piccolo museo di cinema non professionale, vi trovate di fronte a due realtà. Una è data dalla collezione di materiali dell'epoca e una è data dal laboratorio dove andiamo a recuperare i materiali dell'epoca. Ci siamo trasferiti in questa sala, che non è altro che una sala da proiezione, e in questa sala abbiamo modo di esporre alcuni proiettori cinematografici e oltre a questo portiamo qui i nostri visitatori, dove abbiamo modo di far vedere loro attraverso le proiezioni sia cinematografiche che video la differenza fra un supporto e l'altro supporto. In questi materiali, soprattutto per quanto riguarda i filmati dell'epoca, abbiamo racchiuso costumi e culture che non si praticano praticamente più. Ed è importantissimo andarle a recuperare, anche per chi volesse documentarsi in futuro, soprattutto per i posteri, avere a disposizione questo materiale. La quantità è decisamente determinante, in quanto raccoglie materiali che vanno dall'inizio secolo alla fine del secolo scorso, e siamo in presenza di migliaia, decine di migliaia di pezzi.
che vanno a costituire, diciamo, una sequenza importante sia per l'evoluzione della tecnologia nel tempo, sia ovviamente anche per i designer e tutte le soluzioni che la tecnologia meccanica dava a quei tempi. Siamo arrivati così in questo locale che è il laboratorio. Il laboratorio dove noi andiamo a recuperare i supporti in pellicola. Nello specifico sono di fronte a una moviola, un banco moviola, che in piena onestà è il mio orgoglio, in quanto è una moviola che mi sono fatto costruire appositamente dalla Movitrade di Milano. È l'unica moviola a quattro piatti, banco in formato Super 8. È un pezzo unico, mi è costato una follia, però questo mi permette di fare dei recuperi eccezionali di materiale filmico dell'epoca. Benvenuti nell'antica fabbrica di ceramiche Antoni Bon, ora Barettoni. Casa fondata alla fine del 1600. Infatti, il primo documento che parla di un Antoni Bon in veste di ceramista è datato 1685. In esso il Senato concede a lui e ad altri due soci il possesso di mulini per pestar sassi e macinar colori per le pignatte. Nel 1907 la fabbrica venne acquistata dal nostro bisnonno, Lodovico Barettoni, un avvocato di Schio. Ed oggi questa fabbrica risulta essere la più antica fabbrica di ceramiche attiva in Italia. La nostra è una fabbrica museo dove potete visitare l'antica fornace, il museo e il nostro showroom. Questa è l'antica fornace, costruita su cinque piani a pianta circolare. È un cimelio di archeologia industriale e ha funzionato fino al 1930. Parte del nostro patrimonio è costituito dall'antica stamperia in gesso settecentesca e ottocentesca.
Dallo stesso stampo possiamo ricavare varie interpretazioni di vasi. Tra tutti, questo è il più tradizionale. Questo vaso è stato completamente realizzato a mano. È stato prima colato a mano, poi estratto dallo stampo con le mani, rifinito a mano, spugnato a mano, messo in forno con le mani, decorato a mano, verniciato a mano, rimesso in forno con le mani. Insomma, le mani per noi sono l'emblema della nostra produzione. Qui siamo nella casa padronale, adesso attualmente è il nostro museo. In questa stanza in particolare proponiamo i modelli settecenteschi in bianco. E nelle stanze a seguire racconteremo i 335 anni di storia della ceramica di questa fabbrica, le varie tipologie, le mode che si sono susseguite. In questa stanza abbiamo raccolto delle ceramiche prodotte durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo la fabbrica era aperta, però ovviamente le commesse erano inesistenti, per cui per non gravare troppo i magazzini, gli oggetti venivano lavorati e curati fino a quasi all'esasperazione. Ne è un esempio questa zuppiera in cui era stata traforata sia il coperchio che la base, però poi il traforo era stato coperto da questo letto di questo giardino di fiori. Quest'altro oggetto invece è caratteristico per l'impasto. Si può vedere la tinta avorio tipica della cottura su fornace a legna che abbiamo visto prima. Qui siamo nella sala da pranzo ed esponiamo i servizi più belli decorati a mano e in maiolica. Ad esempio abbiamo il ponticello, il servizio a tulipano rosso, la frutta 800 e il servizio con gli uccelli. Questo è il documento originale del 1732 in cui la Repubblica di Venezia concede dei privilegi alla fabbrica Antoni Bon perché erano riusciti a ridurre l'importazione delle ceramiche dal resto d'Europa. In questo documento i savi della mercanzia concedevano l'esenzione dai dazi per le maestranze straniere che lavoravano qui e per esempio l'impossibilità da parte degli operai di andare a lavorare in altre fabbriche se venivano licenziati o se si licenziavano, proprio per non trasmettere il know-how del far ceramica. Questo è il nostro showroom dove sono esposte le ceramiche della nostra produzione. Noi produciamo varie tipologie di articoli, tra cui alcune riproduzioni da museo. Infatti le nostre ceramiche sono presenti, per esempio, nell'Albert and Victoria Museum di Londra e il Metropolitan Museum di New York.
Arbors possiamo definirla il classico esempio di un'idea che si fa impresa, di un lavoro che via via poi diventa una passione. Oggi Arbors è un'azienda che esprime un'esperienza di oltre 30 anni nella lavorazione della carta, in particolare nella lavorazione della carta riciclata, con cui produce articoli per la scrittura, quindi taccuini, quaderni, notes, piccoli oggetti per la scrivania. Arbors nasce verso la fine degli anni 80, esattamente nel 1988. In Italia in quegli anni comincia ad affermarsi quella che possiamo definire una cultura ambientalista. E qui nasce l'idea poi. Perché? Perché l'utilizzo della carta riciclata poteva essere proprio quel materiale nuovo che potesse realizzare dei prodotti classici, ma però dei prodotti che potessero portare questo messaggio ecologista. Questa carta geografica è una carta storica, diciamo, che riassume visivamente, diciamo, la storia dei Remondini. Questa grande impresa legata alla lavorazione della carta che tra il 700 e l'800 si sviluppò proprio qui nel nostro territorio. La filosofia delle tre R, come la chiamiamo noi, è diciamo un insieme di valori su cui Arbors ha sempre fondato e fonda tuttora il suo fare impresa. La prima R vuol dire rispetto per l'uomo. La seconda R sta per rispetto dell'ambiente. È su queste prime due R che si basa diciamo l'ottenimento di Arbors della certificazione B Corp, che mi piace ricordarlo, è la più prestigiosa certificazione di responsabilità sociale oggi esistente a livello internazionale. La terza R sta per ricerca del bello. Se la sostenibilità è il nostro DNA originario, la ricerca della bellezza è la nostra evoluzione. Se devo scegliere fra tutta la nostra produzione un prodotto che sia un prodotto iconico di Arbors, non posso che prendere quello che noi chiamiamo Reuse. Ed è un progetto che riassume nella sua, diciamo, materialità i valori un po' fondamentali un po' della nostra produzione, cioè il riciclo, il riuso, il fai da te. Visitare Arbors, per essere sintetici, vuol dire tre cose. Innanzitutto rendersi conto di tutto il valore del riciclo. Vuol dire rendersi conto di come deve cambiare la nostra idea dello scarto, del rifiuto, e capire come scarto e rifiuto in realtà è una risorsa. E ultima cosa, vuol dire visitare Arbors, vedere come con materiali poveri si possono fare, con l'aggiunta di creatività, si possono fare dei prodotti bellissimi, non solo, ma anche dei prodotti che sanno raccontare delle storie. Ha scritto Anassagora, un filosofo greco del V secolo a.C., è in virtù delle mani che l'uomo è il più intelligente degli animali. Il lavoro artigianale viene spesso erroneamente considerato come un lavoro meramente esecutivo, e invece c'è un'intelligenza nelle mani dell'artigiano, un'intelligenza che si basa sull'esperienza. E questa esperienza cos'è se non la memoria conservata nelle mani? È un'intelligenza che, combinata con la creatività progettuale del design o dell'artista, può dar vita a originali percorsi di innovazione.
Benvenuti in Torresan Travertino Italian Creations, azienda artigiana che da oltre 30 anni si è specializzata nella lavorazione di un marmo molto particolare, il marmo travertino. L'APIS è un percorso espositivo, soprattutto emozionale, che permette ai nostri visitatori di scoprire questo travertino da tanti diversi punti di vista. Le tappe del viaggio sono diverse. Si partirà dallo studiolo per poi trasferirsi nella biblioteca. Raggiungeremo il laboratorio dove abili mani esperte trasformano il travertino in oggetti di arredamento e per il rivestimento, per poi raggiungere la sala del campione e la sala che abbiamo definito wow. Bene, iniziamo il nostro viaggio dallo studiolo. Lo studiolo è il luogo dove è il momento di andare oltre alle soluzioni tradizionali, quelle più ovvie, più banali, oltre a questa superficie lavorata semplicemente lucida. Qui con me è un vecchio baule, è il simbolo di due viaggi. Il viaggio di papà, che circa 60 anni fa è stato emigrante in Australia e lì ha iniziato a seguire la sua passione per il rivestire con la bellezza gli spazi del vivere quotidiano, e simbolo anche del viaggio che chi ci visita, chi è ospite in Torresan, farà all'interno dell'azienda. Ci troviamo ora nella biblioteca, nella nostra biblioteca, dove abbiamo tutte le nostre lastre, un luogo dove con i nostri visitatori proprio andiamo a sfogliare queste lastre come fosse un libro, in modo tale che il nostro visitatore vede la tonalità, vede la venatura particolare del travertino, ma anche delle sorprese. Possiamo trovare dei fossili. Siamo nel laboratorio, il luogo dove il travertino si trasforma e assume la forma desiderata dai nostri clienti. Le lastre vengono tagliate con una fresa per assumere la dimensione desiderata. Successivamente la superficie può essere lavorata con la linea di levigatura, oppure le lastre possono essere lavorate sulla costa per assumere forme particolari. Però non è da trascurare il fatto che molto spesso le forme sono molto più complesse e quindi di conseguenza ci si avvale dell'impiego di una macchina a controllo numerico. Alla fine dell'intero processo di trasformazione, indispensabile la lavorazione manuale a superficie e, laddove è richiesto, la stucatura delle porosità. Qui ci troviamo nella zona della finitura manuale, dove i lavorati arrivano una volta che escono dalla macchina a controllo numerico. Fondamentale in questa fase di lavorazione è l'utilizzo delle mani, perché ci aiuta veramente a capire come andare a lavorare, che attrezzi utilizzare, per dare alla superficie il classico effetto pelle che tanto viene apprezzato. Tutta l'area produttiva e l'area espositiva è coperta da un unico wifi. Questo ci permette di condividere da remoto le nostre esperienze con i visitatori, che possono vedere sul loro schermo la nostra lavorazione, le nostre emozioni. Siamo nella sala del campione. È il luogo del confronto. È il luogo dove chi ci visita può osservare le varie selezioni del marmo travertino e apprezzarne le infinite sfumature. Siamo nella sala che abbiamo chiamato wow, perché è l'espressione più frequente per chi ci fa visita. Qui la scoperta dell'origine del travertino,
e la visione di numerosi nostri reperti, delle vere e proprie impronte fossili, testimonianza di presenze del passato all'interno del travertino. Ai lati di questa sala, numerosi esempi di impieghi innovativi del travertino. Travertino lavorato in lamina sottile, travertino impiegato per illuminare ed in particolare sarà possibile vedere le lampade realizzate con diffusori in travertino. Diffondere la cultura del travertino e l'esperienza vissuta da Torre San nella scoperta di questo marmo straordinario è sicuramente il nostro principale obiettivo. La nostra sede è a Crespano del Grappa, a due passi da Maser, a due passi da Asolo, poco lontano dal Grappa. Quindi un territorio nel quale il desiderio di bellezza, il desiderio di condividere emozioni, il desiderio di durare nel tempo sicuramente ha influenzato la nostra esperienza e il progetto in corso allo scopo di condividerla.
Siamo ad Arte 2000. Questa è un'azienda artigiana, completamente artigiana, dove io e i miei ragazzi lavoriamo il marmo. Lavoriamo la pietra, lavoriamo il marmo, lavoriamo qualsiasi tipo di materiale lapideo. E abbiamo cominciato all'incirca 32 anni fa e pian pianino siamo riusciti a crescere e a diventare un'azienda che produce dal piccolo oggetto fino a sculture di dimensioni veramente, direi, inimmaginabili, perché quando abbiamo iniziato non avremmo mai pensato di arrivare dove siamo arrivati. Noi cerchiamo di lavorare sempre cercando di migliorare. Migliorare non è facile, soprattutto quando si raggiunge un certo livello di qualità, però la ricerca è sempre interiore, prima di tutto, dentro se stessi. Si cerca di migliorare per sembrare a se stessi di riuscire a entrare ancora di più dentro questa materia, che è una materia molto difficile, non è facile. Adesso seguitemi, vi porto a vedere la nostra attività. Questo è l'ingresso dove noi abbiamo la nostra marmoteca. Qui ci sono tutti i marmi che noi abbiamo lavorato in 30 anni abbondanti di attività. Come potete vedere, qui ci sono tanti tipi di colori. Perché? Perché logicamente l'architetto, quando richiede un lavoro, richiede prima di tutto un colore, non un materiale. Questa è la zona che noi abbiamo dedicato all'anticato. L'anticato è stato il nostro primo studio per come realizzare i marmi in modo un po' diverso. Infatti qui potete vedere un esempio di scala, fatta con 4 gradini, logicamente solo per vedere, per avere l'esempio di come veniva consumata nella parte centrale mentre una persona la percorreva, e un esempio di pavimento. Il pavimento fatto con pezzi completamente diversi uno dall'altro. Adesso vi porto a vedere quella che è la nostra Wunderkammer. Qui c'è la storia di Arte 2000. In questo mondo, in questa stanza, voi potete vedere tutto quello che è il nostro mondo. Io vengo da una famiglia istriana. Mio nonno era proprietario di cave di pietra, per cui il leone di San Marco, logicamente era, che rappresenta Venezia, è sempre stato importante per noi. E nella realizzazione, fin dall'inizio, delle nostre sculture, la rappresentazione dell'animale simbolo di Venezia è stato sempre una mia passione, mi ha portato sempre a cercare nuove idee, nuove forme, nuove modi di realizzarlo. E adesso andiamo in produzione. Questo leone rappresenta me stesso. Rappresenta me stesso perché è un leone solitario, come sono io, che alla fine per stare bene devo essere sempre lasciato solo, per poter ragionare su quello che è il mio lavoro, su quelle che sono le mie certezze e soprattutto per quelle che sono le mie aspirazioni. Questo leone è fatto in pietra d'Istria, perché come ho già detto, l'Istria è importante per me.
e soprattutto è un animale che è abituato a comandare. Per scolpire all'interno di un'azienda deve esserci uno che gestisce. Ed è un comandare, ma è essere un po' un primus inter pares, cioè una persona che sì, alla fine l'ultima parola spetta a lui, ma cosa importante è saper ascoltare gli altri. Questo territorio mi ha insegnato tante cose. La prima cosa che mi ha insegnato è quella del piacere di vivere la campagna. Questa campagna che mi ha accolto e ha accolto la mia famiglia, che era fuggita dall'Istria, è una campagna che ti permette comunque sempre di vivere in una maniera naturale, anche se sei vicino alle città. Penso che il nostro lavoro, che è fatto comunque di sudore e di tanta fatica, perché spesso e volentieri nello scolpire c'è fatica, ti consente di vivere in maniera quasi di un contadino che vede crescere con le proprie mani i frutti della terra. La scultura è questo, è vedere crescere con le proprie mani una pietra e farla diventare scultura. Siamo nella sede della Fucina Artistica Boranga, un'azienda fabbrile nata negli anni 20. Facciamo ferro battuto da sempre e qui potete ammirare, proseguendo nel nostro cammino, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto e cosa proponiamo per il futuro. La Fucina Artistica Boranga è una ditta fabbrile che ha sempre fatto il lavoro a carattere artistico. Cominciò mio padre nel lontano 1923, dopo di aver frequentato altre botteghe artigiane qua del posto che facevano lavoro a carattere artistico. Quando venite qui da noi possiamo vedere una parte produttiva, proprio la fucina dove noi lavoriamo il ferro a caldo. Possiamo vedere l'assemblaggio, dove noi tutti i pezzi fatti a caldo, tutti fatti a mano, li uniamo assieme per formare il cancello, la recinzione, l'inferriata o qualsiasi altra opera. Poi nel nostro showroom ci sono anche varie campionature da visitare, da vedere, da visionare. Ci sono i campioni dei lavori fatti a Monte Carlo, dei campioni fatti a Roma, dei pezzi, un pezzo storico della maniglia del Colosseo.
perché appunto da questa fucina sono usciti vari pezzi per tanti tanti monumenti importanti, tipo il Colosseo, l'Arco di Costantino, la Piramide Cestia, il Mausoleo di Sant'Elena, il Ministero del Tesoro e via via tanti altri. Inoltre nel nostro showroom potete anche visionare una collezione di incudini personale del signor Boranga fatta in tanti tanti anni di attività, collezione molto pregiata che vanno in incudini dall'anno 1000-1100 fino ai nostri giorni. Secondo il mio punto di vista stiamo perdendo fortemente in cultura e purtroppo basta guardare in giro, non lo so, forse mi sbaglio, ma presumo che di tutte le arti quella che è caduta più in precipizio sia proprio il farro. Ci piacerebbe in questo luogo creare una sorta di centro dei saperi del ferro battuto per creare degli scambi tra i vari fabbri, non solo italiani ma anche europei, che giri intorno alla figura di Gianfranco Boranga per cercare di attingere al massimo a tutte le sue esperienze in questa arte che pian piano purtroppo va scomparendo. Ragazzi, se avete bisogno della mia esperienza, che poi la mia esperienza è di 80 anni di lavoro, io sono disponibile. Credo che dal sottoscritto c'è qualcosa da portare a casa. Siamo a Treviso, ci troviamo in questa piccola azienda che lavora il vetro. È una passione che nasce da mio padre più di 70 anni fa e che si è trasferita volente o nolente anche attraverso il DNA su di me e probabilmente anche su mio figlio. Ora da diverso tempo forniamo pezzi unici, perché questo è il nostro core business, il su misura, il bespoke, e i nostri clienti sono sparsi un po' in tutto il mondo. Qui potete vedere un paio di cose principalmente. Una è TINAS, questo acronimo che sta per This is not a showroom, cioè una sala esposizione, uno showroom che non è uno showroom, in realtà è un percorso sensoriale, ambientato al buio, si entra da soli, è assolutamente soggettivo, individuale, e si vive un'esperienza di emozione e di contatto con alcune piccole creazioni che ho esposto. TINAS è nata dal bisogno, dalla mia necessità di riuscire a trasmettere la passione, l'amore per il vetro e ciò che il vetro può esprimere. Purtroppo TINAS non si lascia vedere così bene da un video. TINAS vuole essere vissuta, TINAS vuole essere visitata, toccata, baciata. La parte produttiva è il nostro cuore
dell'azienda, il cuore, quello pulsante, quello attivo, dove la gente si muove, dove le lastre di vetro vengono tagliate, dove vengono movimentate, dove bisogna stare attenti, delicati, perché il vetro è fragile, è duro, è tagliente. Il territorio è la terra, è dove si nasce, è dove si cresce, dove si vive e dove anche si lavora. E come può non avere importanza? Sì, sono facilitato perché sono vicino a Venezia, Venezia, vetro, Murano, e quindi c'è questo alone che dà importanza al vetro che viene costruito in quest'area, e quindi ne approfitto di questa condizione. Ma ciò che per me è più importante nel territorio è la terra e i suoi frutti. Le mani, quanto sono importanti? Sono importanti prima, durante e dopo, perché le mani non sono solo lo strumento, no, l'allungamento dello strumento per produrre. Le mani mi servono per sentire, per percepire il vetro, per capire come fare il vetro. Questo è uno degli ultimi risultati delle nostre ricerche. Sembra un piatto, sembra un guscio, sembra uno schermo per una lampada. Ancora non lo sappiamo come verrà usato, ma questo è ciò che noi abbiamo cercato di fare per uno studio. E questi che vedete qui intorno sono gli altri tentativi di visualizzare qualcosa di interessante. Non si può vivere senza cultura. La cultura è quello che fa distinguere l'uomo da un animale. E la cultura non è solamente letteratura, non è solo arte, la cultura è qualcosa che nasce dentro, che si esprime attraverso le mani, che si esprime attraverso l'intelletto, che si esprime attraverso il suono. E noi siamo non solo ricchi, siamo pieni, siamo imbevuti di cultura in questo nostro territorio. La nostra azienda nasce nel 67, fondata da mio padre, e dove io ho cominciato a esercitare le prime esperienze col ferro, con la materia, tramite fuoco, e incudine e martello. Chi verrà in futuro a visitare la nostra azienda avrà la possibilità di fare un viaggio all'interno della storia del ferro battuto. Il progetto si chiamerà Fondaco, nome veneziano per indicare un magazzino. Per noi è un magazzino di idee, di progetti e anche di tradizione. Una delle emozioni che abbiamo avuto come azienda è stata quando abbiamo con i miei figli abbiamo progettato un monumento al paese qui vicino, sarebbe Olmi, in provincia di Treviso, dedicato a tutte le guerre, a tutti i caduti delle guerre, dove si sono raffigurati su questo grandissimo libro tutti i vari corpi che rappresentano
l'esercito italiano. Nel nostro territorio abbiamo avuto la fortuna di avere un grande maestro che è stato Tony Benetton, e quindi nel nostro territorio si è sviluppato dagli anni 60 in poi una grande scuola di ferro battuto. Le mani nel nostro lavoro sono fondamentali, anzi indispensabili, perché fin dall'inizio di un progetto noi disegniamo a mano, raramente a computer, perché le nostre realizzazioni nascono da schizzi, progetti, idee che ci vengono anche al momento. La realizzazione è fatta tutta a mano, perciò per noi le mani sono un bene di prima necessità. Per me è necessario custodire questo patrimonio culturale, perché la tradizione crea innovazione. Il nostro passato ci serve per custodire il nostro futuro, per allargarlo e per creare nuove possibilità. Inoltre questo mestiere mette al centro l'uomo, non le macchine. È la capacità dell'uomo di vedere oltre la materia, di saperla gestire, di fare esperienza con essa e poter creare e sperimentare nuove forme. Questa opera è stata realizzata, l'idea è nata da mio padre, che ha realizzato questa opera che come titolo ha Conversazioni in giardino. E questa qua simboleggia la mia famiglia, sarebbe io con i miei figli. I mestieri d'arte, il mondo dell'artigianato spesso viene visto come un mondo antico, che fa parte del passato. Io credo fortemente che faccia parte del nostro futuro e non debba essere visto come un qualcosa che è già vissuto e che sta piano piano scomparendo. Abbiamo bisogno di nuove idee, di una mentalità diversa, abbiamo bisogno anche di dare un nuovo respiro. Non solo questo, abbiamo bisogno di mantenere viva una tradizione che fa parte della nostra terra, dell'Italia intera e delle nostre origini. Siamo visti come il paese della creatività, dell'arte, e non deve essere solo un'arte che ci ha resi grandi in passato, ma che ci renderà grandi e ci renderà importanti anche nel presente e nel futuro.